Due gol per tempo e il Francavilla cala il poker contro la San Maurese 4-0 e tutti a casa, nonostante l'assenza pesante di Ezequiel Banegas, fermato dal giudice sportivo per due gare. La formazione di Paolo Rachini gioca la partita perfetta, Cruz, Palumbo e compagni non fanno rimpiangere l'argentino, anzi l'approccio è al fulmicotone. Dopo appena due giri di lancette, i giallorossi di casa sbloccano la partita. Cicerello dalla destra fa partire il traversone al bacio per la testa di Cruz, velocissimo a depositare alle spalle dell'estremo sammaurese. I romagnoli accusano il colpo, l'avvio del Francavilla è bruciante e al quinto minuto arriva anche il raddoppio con Palumbo che gira in rete dal limite. Il cross di De Costanzo preso in controtempo, Baldassarri non ci arriva e la sfera si insacca all'altezza del palo sinistro. 1-2 micidiale che lascia tramortita la sammaurese, incapace di reagire fino al minuto 27 quando Louati prova con una sorta di tiro cross a impensierire Spataro. Il Francavilla sembra poter controllare la partita senza troppe apprensioni e al 33esimo si fa nuovamente pericoloso. Punizione di Palumbo, Bosco la rimette in mezzo, la sfera arriva a De Costanzo che però calcia fuori bersaglio. Ultimo sussulto del primo tempo per la Sammaurese al 42esimo con Soumahin che da posizione defilata calcia a botta sicura. Spataro è bravo e gli chiude lo specchio sul primo palo. In avvio di ripresa preme la Sammaurese sull'acceleratore nel tentativo di recuperare le sorti del match e si fa pericolosa all'ottavo quando Scarponi da fuori costringe all'intervento Spataro, poi Louati spedisce al lato. Il Francavilla si difende con ordine e quando può riparte, come al 17esimo quando De Costanzo se ne va sulla sinistra e scarica indietro per Palumbo, la conclusione di prima intenzione e la parata di Baldassarri. La replica della Sammaurese al 23esimo quando Enrico lancia su in provvidenziale su di lui l'anticipo del neoentrato Sanseverino. Sugli sviluppi del corner Spataro si allunga e devia con la punta delle dita la conclusione sotto misura di Zuppardo, rientrato proprio oggi dal primo minuto. Ma nel momento migliore della Sammaurese ecco che tutto il potenziale offensivo del Francavilla viene fuori. Al 34esimo bella azione corale, colpo di tacco di Molenda per Mele, Baldassarri respinge, Cruz si avventa sulla sfera e deposita il 3-0. Doppietta per il centravanti in giornata di grazia che esce un minuto più tardi tra gli applausi e la standing ovation del Valle Anzuca per far posto a Dipinto che per non essere da meno non perde tempo e due minuti più tardi mette la firma sul poker giallorosso piazzando il diagonale e chiudendo i giochi. Si aspetta solo il triplice fischio che arriva dopo 4 minuti di recupero per far partire la festa giallorossa. Vittoria netta e importante per il Francavilla che fa sempre più del Valle Anzuca il suo vero e proprio fortino. Seconda sconfitta stagionale per la Sammaurese che dopo il 4-0 di Cesena replica oggi in una giornata per i romagnoli da dimenticare. Ovviamente felice per questo largo successo del Francavilla sulla Sammaurese, presidente. Felice ci vuol di più, contento sì, in settimana abbiamo perso qualche punto che toglie qualche grado di felicità. È una squadra importante che ancora deve capire che è forte, ma man mano, intanto siamo l'unica squadra di questo girone a aver vinto tutte in casa. L'anno scorso le vincevamo tutte fuori, quest'anno le vinciamo tutte in casa. Effettivamente il Valle Anzuca è un fortino per il Francavilla che ha questo andamento un po' altalenante, in casa le vince tutte, fuori casa c'è qualche difficoltà, come mai, presidente? Bah, sono anche casi, mercoledì la partita è stata buona e poi prendere un gol al 90esimo, comunque un po' di testa c'è anche lì, abbiamo avuto 5-6 chiare occasioni da gol e quelle le devi trasformare, però dire di essere scontenti sarebbe un'eresia, quindi bene così. Oggi vorrei cancellare almeno i primi 5 minuti, perché siamo stati ingenui, abbiamo iniziato la partita con 5 minuti di ritardo per quanto riguarda almeno i primi 2 gol. Poi pian pianino siamo venuti fuori, però è chiaro, poi concedere già 2 gol così fai fatica, anche se poi la nostra partita l'abbiamo fatta. Però noi abbiamo questi momenti di debacle che sono per noi pesantissimi. Poi è chiaro, quando una squadra come il Francavilla concedi subito 2 gol, ci abbiamo messo di tutto per cercare quantomeno di accorciare le distanze e poi provare a fare qualcosa. Invece nel momento nostro migliore è arrivato il 3-0 e lì abbiamo spento di nuovo la luce e la partita è finita, insomma.
Insomma, una partita un po' senza storia, quella di oggi. Da dove si dovrà ricominciare a lavorare da martedì? Dobbiamo lavorare su quello che siamo noi, una squadra che non può permettersi distrazioni, non può permettersi cali di tensione, non può permettersi regali, perché noi siamo così, nel senso che noi proviamo a giocare contro tutti. Credo che anche oggi, mezz'ora del secondo tempo, abbiamo fatto anche una buona gara. Però poi è tutto relativo, se hai questi blackout o queste disattenzioni che sono fatali per noi in questo momento, o comunque nella stessa partita hai delle disattenzioni clamorose e noi non ce lo possiamo permettere, quindi bisogna innanzitutto lavorare su questo.